La mia risposta a questa domanda potrebbe sembrare astrusa per alcuni, incomprensibile per altri, stupida per altri ancora, interessanti per due o tre, geniale per qualche pazzoide. Andiamo. Sapete qual è l'evento che ha permesso la formazione dell'universo che conosciamo? No, non è il Big Bang, ma la rottura della simmetria. Nei suoi primissimi istanti, subito dopo il Big Bang, l'universo era altamente simmetrico e uniforme, con tutte le forze che conosciamo unite in una sola forza. Con il passare del tempo e il raffreddamento dell'universo, questa simmetria si è rotta, portando alla separazione delle forze fondamentali, la forte, l'elettrodebole e la gravitazionale. Si presume che la prima forza a emergere sia stata la gravità. Questo ci dice che la vita è nata grazie a uno squilibrio, a una necessaria asimmetria. Senza la rottura della simmetria, le forze e l'universo stesso non si sarebbero formati. Da un'unità originaria è emersa una dualità e da lì tutta la diversità e complessità che osserviamo oggi. Questo fenomeno della rottura della simmetria solleva molte riflessioni in me. Possiamo notare che sempre dal 2 che le cose si manifestano. Per esempio, la corrente elettrica ha bisogno di una differenza di potenziale, una simmetria chiamata tensione nel campo per manifestarsi. Allo stesso modo la materia ha bisogno di un osservatore per manifestarsi in un certo modo e l'osservatore ha bisogno di qualcosa da osservare per definirsi tale. Quindi sono indispensabili entrambi. Anche la vita biologica richiede un uomo e una donna per nascere. Tutto nasce dal due. Questa dualità non solo ha dato origine all'universo, ma riflette anche il modo in cui interpretiamo la nostra esistenza. Bene, male, positivo o negativo, uno non esiste senza l'altro. È una divisione essenziale, senza la quale nulla avrebbe senso. Poi tra bene, male, negativo e positivo ci sono innumerevoli sfumature complesse. Tutte le dicotomie riflettono un principio duale di asimmetria, di differenza di poli, necessari perché solo dal due nascono le cose. Ma questa interpretazione duale, da dove è nata, da dove deriva? Dalla nostra abitudine a catalogare, a etichettare? O è nata con lo sviluppo della morale e della coscienza? Oppure è una condizione intrinseca della vita alla quale abbiamo attribuito significati diversi a seconda delle nostre convinzioni e credenze? Da dove nasce questa interpretazione simmetrica della vita? Dall'ignoranza, dal dubbio. Non sapere cosa succede dopo la morte crea in noi una mancanza, una simmetria appunto. L'ignoranza del post-morte genera la paura dell'ignoto, da cui derivano molte altre paure e ramificazioni. L'infelicità esiste solo perché esiste la felicità, il bene esiste perché esiste il male, il positivo esiste perché esiste il negativo e viceversa e così via. Senza questa simmetria nulla avrebbe senso. Le cose non si formerebbero, non si manifesterebbero, perché solo dal due le cose si manifestano. Il dubbio del dopo è come fosse un meccanismo necessario e intelligente, un'idea astuta, consapevole, indispensabile per l'esperienza, come se questa ignoranza permettesse a un'altra dimensione oltre la quarta che conosciamo di mantenere in piedi la struttura, l'intera struttura dell'universo. Viviamo in un universo a tre dimensioni, spaziali e una temporale, che formano lo spazio-tempo. Potrebbe esserci un'ulteriore dimensione oltre lo spazio-tempo indispensabile per l'evoluzione e la manifestazione della vita? Senza simmetria nulla esisterebbe, neanche l'universo stesso. Come sempre si sta ragionando, si sta speculando, però questo collegamento, che approfondiremo bene, non mi fa dormire la notte, diciamo così. C'è qualcosa che va approfondito e faremo sapere cosa pensate.